Con un clima di festa e solidarietà si è svolta la prima edizione della Festa dei Popoli a Camini dal titolo emblematico Incontriamoci senza confini per la pace, promossa dalla diocesi di Locri Gerace e organizzata dall'ufficio diocesano Migrantes e Caritas diocesana in collaborazione con il comune di Camini e l'Eurocop Jungimundu. L'evento ha celebrato il dialogo interculturale e la promozione della pace. Allora, la festa dei popoli abbiamo scelto come ufficio, in collaborazione con le realtà che si occupano dell'accoglienza, incontriamoci senza confini per la pace. Il perché è perché nel mondo l'attualità ci parla delle guerre, quindi perché Camini? E perché da Camini già c'è questa convivenza pacifica tra i popoli. E la festa dei popoli non è la festa dei migranti, la festa di tutti i popoli. Qua sto vedendo italiani che ci sono, e le persone un po' di diverse nazionalità, per dire che si può vivere insieme, come dice Papa Francesco, tutti fratelli. Abbiamo come ufficio, sempre in collaborazione con la Caritas, un progetto che abbiamo come titolo Il mio paese è tuo, che è un progetto di integrazione, non solo di accoglienza, ma di integrazione nel mondo lavorativo degli immigranti, delle persone immigranti che ne hanno bisogno. Io ripeto, rispetto anche alla prima domanda, che il messaggio oggi per me, la capitale del mondo è qua a Camini, è qua nella Locride. Diamo questo messaggio accompagnandolo anche con i progetti che si fanno qua, i progetti che si fanno in tutta la Locride, come le realtà che sono impegnate nell'accoglienza, ma non solo nell'accoglienza, perché qua a Camini non si parla solo dell'accoglienza, l'accoglienza è il primo passo, ma dell'integrazione, di una stabilità alle persone che sono in mobilità, e questo è molto importante. È una realtà un po' poco conosciuta, è per questo che sicuramente le cose più belle non si fanno pubblicità, è per questo che noi veniamo qua in questo piccolo centro che ci dà un esempio, un modello di vivere insieme, per dire che possiamo camminare insieme. La manifestazione è iniziata alle 16.30 con il raduno in via Fontana, seguito da una visita ai laboratori artigianali di Camini, simbolo di inclusione e rinascita per la comunità locale. Credo che in questo percorso la politica deve fare anche la sua parte, deve sostenere questa attività, soprattutto quando si parla di queste tematiche molto importanti, che riguarda l'accoglienza, riguarda prendersi cura delle persone che arrivano, delle persone che scappano dalle guerre, delle persone che hanno bisogno di cambiare strategia per una nuova vita. Quindi l'amministrazione è sempre stata aperta, rimane sempre aperta in questo percorso. Stasera c'è questo bellissimo evento di apertura che riguarda la pace, e quale credo miglior location quella di Camini, che si presta, visto anche in questi anni tutte le attività che abbiamo portato avanti, e credo che questa di stasera per noi amministratori, per noi comunità, ma soprattutto per noi persone che vivono in questa terra della Locride, deve essere un vanto, deve essere un orgoglio, perché alla fine si sta lavorando bene. Durante l'evento hanno preso la parola anche operatori diocesani e rappresentanti delle cooperative sociali Jungimundu e Patos, per l'appunto, sottolineando l'importanza della collaborazione e dell'impegno condiviso per costruire una società più accogliente e solidale. La festa dei popoli, la prima festa dei popoli organizzata dalla diocesi in collaborazione con l'ufficio Migrantes diocesano e la Caritas. Perché siamo qui insieme? Siamo qui insieme sicuramente per lanciare un messaggio di pace e di integrazione. Molte sono le etnie che abitano questo territorio, i popoli che vivono a Camini, in un paese piccolissimo della Locride, che noi supportiamo da tanti anni con tanti progetti. Uno dei progetti fondamentali che abbiamo svolto qui e che ha permesso a molti dei profughi che sono venuti di restare
realizzare proprio il progetto APRI, accogliere, promuovere, proteggere e integrare, lanciato da Caritas Italiana qualche anno fa e che qui a Camini ha avuto 32 beneficiari, delle famiglie che hanno scelto di restare, di essere inserite in maniera lavorativa nei laboratori che avrete visto e delle famiglie che hanno scelto di fare un passaggio anche oltre il progetto SAI. I beneficiari del progetto APRI infatti sono ex beneficiari SAI, cioè gente che è uscita dai progetti nazionali. Siamo qui per ribadire che è possibile integrarsi, che è possibile stare insieme e che la pace è possibile perché noi nelle relazioni la rendiamo possibile. Noi di Camini siamo molto orgogliosi che l'Ufficio Migrantes e la Diocesi Locri-Gi d'Arace ha deciso oggi di festeggiare questa giornata molto importante, in un momento molto delicato a livello mondiale per quello che sta succedendo con le guerre. Noi di Camini vogliamo rappresentare la pace con il lavoro che stiamo facendo da moltissimi anni, con la dimostrazione che la convivenza con i popoli è possibile. Qua a Camini ci sono 18 etnie diverse che quotidianamente convivono fra di loro, lavorano e stanno insieme. Speriamo che la giornata di oggi sia un buon auspicio per tutto il mondo. Noi chiediamo solo e unicamente la pace per tutto il mondo. La serata è stata arricchita da stand multiculturali ed enogastronomici che dalle 20 in poi hanno offerto ai partecipanti una varietà di sapori e tradizioni culinarie internazionali. La musica coinvolgente di Armando Quattrone ha fatto da colonna sonora all'evento, creando un'atmosfera di festa ed unione. La festa dei popoli ha lanciato un messaggio potente di pace e speranza, riaffermando il valore dell'accoglienza, della solidarietà e del rispetto reciproco. Questo evento ha dimostrato come la vera fratellanza tra i popoli possa essere costruita al di là di ogni confine, attraverso il dialogo e l'incontro interculturale. Camini, con la sua esperienza di accoglienza e integrazione, si è confermato un modello virtuoso e un faro di speranza per altre comunità, mostrando che la convivenza pacifica e la cooperazione non sono solo possibili, ma anche essenziali per un futuro migliore.